Scusa, attenzione. Che ci devi dare una notizia. Vi diamo gli aggiornamenti. Se non è una notizia per radio. No, vi diamo gli aggiornamenti. Allora, attenzione, c'è stata un'offerta a Paris Saint-Germain all'Inter per Skriniar di 50 milioni, rifiutata poche ore fa. Il Paris Saint-Germain ha rilanciato a 60. L'Inter in questo momento sta chiudendo Bellanova con il prestito del centrocampista Casadei e Cash, e vediamo se ci sarà una risposta. Comunque è già alzata la posta. Quindi da parte dei francesi. Hanno già ordinato l'aereo privato. Però per andare a è più o meno l'offerta di prima, perché prima l'offerta era 50 più sono bonus. Partiti da 40, 50, è l'Inter da 80. 60 a Skriniar si deve ricordo scusate, ma dove arriva l'Inter? A quanto si deve arrivare, Michele? Scusatemi, ma io credo almeno 70 più bonus. Dov'è la notizia? Dov'è la notizia? Scusa, Brambati un mese fa ha detto che l'Inter cedeva due forti giocatori. Dov'è? No, perché adesso non ci... Non due mesi fa. No, ma che l'Inter deve cedere? Anche adesso. È arrivato il maestro di giornalismo qua. Adesso si parla di Skriniar. Cioè, scusa, ragazzi, c'è una notizia. Hanno aumentato la posta. Brambati diceva che escono due grandi nomi. Esatto. E uno è Skriniar. E l'altro vediamo quale è. Aspetta, però, perché come diceva partito nessuno. Quindi questo è... Oggi c'è questo rilancio. Dimmi se mi sbaglio. Dimmi se mi sbaglio. Guarda che non è i quattro grandi nomi. Non sto contestando la tua notizia. Fabio, non sto contestando la tua notizia. Centrocampo, non sto contestando la notizia, sto ricordando, non contesto la notizia di Santini. Ricordo soltanto che Massimo ci aveva anticipato che l'Inter avrebbe ceduto. Ma io credo, Massimo mi può dare la conferma, Massimo, che nell'Inter non è che c'è la volontà di vendere Skriniar o la volontà di vendere Bastoni c'è la necessità di vendere quella che è l'offerta migliore, che è grave. Devono far cassa comunque di 70-70 nel senso milioni che se arriva la grande offerta per Skriniar va bene Skriniar, se arriva per Lautaro va bene Lautaro e via discorrendo. Che sono partiti due che non è partito vabbè, nessuno. Ma parliamo da un mese due che sono partiti l'anno scorso, Lukaku infatti vuol tornare. Ma sono arrivati, non mi risulta, no? Cioè, i due che sono partiti l'anno scorso uno vuol tornare. A te sono partiti sicuro Dybala, Bernardeschi, Chiellini, sono tutti partiti Morata. Ma meno male. Ma tu parli di gente che non è arrivata e non vuoi fare gente che non vuole andare via, allora non va bene, fammi capire. Non ho capito. No, io ho risposto alla cosa. Gianluca è intervenuto per dire non è una notizia perché l'Inter doveva vendere due giocatori, infatti sta vendendo due giocatori. Ad oggi non ha venduto due guarda giocatori. Guarda che siamo di nuovo sta vendendo. Però sta vendendo a oggi, l'anno scorso neanche aveva venduto due giocatori, però poi l'ha venduti. Scusate, io sto rivivendo un déjà vu esattamente uguale quell'anno scorso. Infatti mi sembra identico. È fallita come dicevate. Adesso lui che dice sì, tanto questo vuol dire. No, io non ho detto. L'anno scorso, dopo che Brambati disse chiaramente, prima di tutti, prima addirittura di Conte stesso forse, che Conte se ne sarebbe andato, perché gli smontavano la squadra con Hakimi e Lukaku l'anno scorso, e quest'anno sarebbero stati forse un difensore più Barella, o Bastoni indiziato che non vuole andare, cioè parliamo di robe che sono successe, e l'anno scorso si rideva per le settimane. Poi è successo di te, si parlava di finimento, Francesco. No, si parlava di finimento. Conte non va via, di penalizzazione in classifica. Attenzione, continuiamo la discussione dopo, abbiamo la pubblicità, state lì. Perché proprio su Skriniar vendereste Skriniar per 80 milioni sì o no? Andate 80 milioni perché sono pochi sulla pagina Instagram di 7 gol Borrelli lo accompagna. Votate cosa? La quotazione è 60 con la macchina del Paris Saint Germain. Ricordiamo che Skriniar è in scadenza nel 2023. Sì, però sappiamo perfettamente che rinnoverebbe. Ha già l'accordo con l'Inter. Sì, no, cioè la questione degli 80 milioni firmare, sono nasce perché l'offerta è di 60 milioni, ma è stata rifiutata. Adesso, però aspetta. Ecco, è stata rifiutata perché evidentemente l'Inter non vuole che sia aumentata. Al di là delle beghe da tifosi tra Milan, Juventus e Inter qui in ordine. Non vogliamo fare il tema della domanda filosofica che hai posto tu prima, se arriva la grande offerta, ma la domanda è oggi qual è la squadra che di fronte a una grande offerta rifiuta di vendere un giocatore? Beh, il Milan potrebbe rifiutare l'offerta di Leao. Prima vorrei vederla. Adesso, stando a quello che ci dice Santini, offerta di 60 milioni per Skriniar rifiutata. Poi, ed è la seconda rifiutata. Anch'io dico, se fosse, se ma ad oggi non c'è,
se arrivasse un'offerta come quella proposta dal sondaggio che devono votare i nostri ascoltatori, 80 milioni, francamente io per 80 milioni vendo qualsiasi giocatore. Sì, ma la domanda che faccio io è perché per esempio i giocatori italiani vengono valutati sempre di meno? Faccio una domanda per esempio a Massimo, che è operatore di mercato e quindi le sa. Se un centrale di difesa in Inghilterra come Maguire, che diciamocelo è scarsetto, ha fatto una grande annata a un europeo, a un mondiale. Non scusate. Vale Romagnoli. No, però è premier. Vale 80 milioni. No, perché? Se lo vai a comprare in una squadra italiana, un giocatore che vale sicuramente di più, in Inghilterra costa di meno. Un altro campionato. Ma allora, intanto queste sono valutazioni e considerazioni personali. Nel senso, per te quel giocatore non vale quello perché vale meno. Per il mercato e per alcuni addetti ai lavori vale quello che vale. Ma io chiedo qual è il criterio, non è che mi metto lì, chiedo qual è il criterio. No, aspetta Maurizio, sì, sto finendo. Allora, Bastoni ha un valore, è sicuramente un ragazzo considerato ad alto livello, però per esempio si sta facendo in alcune squadre una riflessione in Premier su per esempio un giocatore croato che si chiama Gvardiol, che gioca nell'Ipsia, che ha 21-22 anni, che è un mancino centrale, che è venuto fuori ultimamente, e qualcuno degli addetti ai lavori dice no, io preferisco spendere qualcosa in meno per un giocatore che io ritengo addirittura più forte di Bastoni in proiezione futura, e quindi dice ma io se mi chiedono 60 milioni di Bastoni preferisco spendere 35-40 per questo Guardiol. Quindi come vedi, no, ma questo è più che legittimo. Per esempio, Van Dijk vale più di Bastoni? Sicuramente sì. E c'è una differenza di quanto tra Van Dijk e Bastoni? Van Dijk è stato comprato 4 anni fa. Allora, se vogliamo vederla in questi termini, Van Dijk è più forte di De Ligt, perché allora è costato meno allora di De Ligt. Oggi quanto dovrebbe valere Van Dijk? Scusami, ma sono allora quanto dovrebbe valere Van Dijk? Tant'è vero che discutevamo. Che fai? Vabbè, però se... Sì, no, io sono dire, d'accordo con te. Stai dicendo una cosa giustissima. Però voglio dire, Van Dijk, la stessa cosa. Van Dijk ha un valore di mercato. Che per esempio, se guardi la storia di Van Dijk, che era, mi sembra, a Southampton, e che non è andato al Chelsea di Antonio Conte solo per una questione di procuratori, perché il procuratore aveva operato in modo scorretto e poi è andato a finire al Liverpool, non so se per 70-80 milioni di pound. Oggi, per quello che ha dimostrato di valere questo giocatore, dovrebbe valere 120 milioni, non più 80 milioni. Quindi queste sono valutazioni che però facciamo a seconda di quello che noi pensiamo in questa trasmissione. Poi le valutazioni invece vere e proprie le fanno gli addetti ai lavori, e lì è un punto di domanda su quello che vale questo. Io ho sempre detto, il giocatore ha un valore che è il valore che viene pagato, perché se tu metti fuori un giocatore a 60 milioni e nessuno te li porta, vuol dire che non vale 60 milioni. La mia domanda però era un po' più capziosa, mettiamola così. Cosa incide per tutto questo? Il fatto che oggi ci sono due o tre società, nella fattispecie ne è nata un'altra, tra virgolette, nell'ultimo anno, che è il Newcastle, di proprietà del Fondo Sovrano dell'Arabia Saudita, che va a spaccare tutti i prezzi di mercato. Esatto. Perché, come vedi, c'era un'offerta per Botman, era quasi stata raggiunta da 30 milioni, sono arrivati questi e ha detto ne diamo 45. 50, quindi, sì. O 50, senza neanche fare la Champions. Quindi chi vogliono prendono. È questo il discorso. E quindi tutto il mercato. Ma è evidente che però devono proporre una cifra maggiore, perché non facendo la Champions, per attrarre i giocatori gli devi dare più. Però al di là di quello, che poi era il sistema del Paris Saint-Germain, ragazzi. Questo è un fattore, questo che dici tu è il primo fattore, ma io lo metterei ancora nelle eccezioni, perché sono 2-3 club sceicchi. Invece la cosa di fondo è che oggi c'è un campionato, la Premier League, che con i diritti TV di cui parlava prima Fabio, è diventato veramente troppo, con troppi più introiti rispetto a una Serie A che è staccata. Quindi tu prendi le squadre medie piccole. Ma hai visto quello inglese? Cioè l'offerta che ti dà il campionato inglese è quella del nostro campionato?
perché è quello, cioè, il problema. I mercati poi sono, questo non è che quelli che comprano i diritti televisivi fa la domanda perché Maguire, perché pescare dalla Premier alla Premier, io l'altro ieri leggevo un collega francese, ma anche un inglese, quando parlano dei nostri forti della Serie A, non so, Vlahovic dice il miglior attaccante della Serie A, Bremer ha marcato il miglior attaccante della Serie A, ma dicono il miglior difensore della A che marca il miglior attaccante della A, come se fosse di un campionato, hai capito, di terza fascia. Ma anche su quello, scusa Michele, scusami, però gli addetti ai lavori ti fanno un altro ragionamento e ti dicono, te lo dico perché fanno questo ragionamento, sì, sì, su Bremer. Sì. Bremer è abituato a giocare dove? Al Torino. Al Torino. Il Torino quante partite attacca, quante partite difende, quante partite il Torino ha bisogno, un difensore che esce in posta con la palla a piede, te la faccio proprio spiccia spiccia. No, ma siamo d'accordissimo, e allora, Massimo. Va bene per una squadra che su 38 partite ne attacca 32, 34 e che non è abituato comunque, certo, è da vedere a impostare, in quell'altro contesto. Non è abituato a giocare con 30 metri di campo dietro, con 40 metri di campo dietro, ma è abituato a giocare. Siamo d'accordo, Massimo, infatti io volevo solo chiudere dicendo che queste su quello che hai sempre analisi, detto no, pure aspetta, tu. Siccome se no sembro un pirla io, no. Siccome cos'era, venerdì o sabato sono venuti qua due allenatori, uno di Serie A e uno di Serie B. Qui sono venuti a trovarmi, sono stati qui un po' di tempo e abbiamo parlato di tante cose, mi sarebbe piaciuto registrare queste cose che hanno detto. Io sono qui che ascolto, imparo, perché imparo anch'io, perché certe cose non le so, imparo, analizzo e dico che non hanno detto delle stronzate, tutt'altro. Hanno detto che le analisi sui giocatori, poi dopo si può anche sbagliare, sono fatte anche su questi punti di vista. Perché vai a analizzare un difensore che costa 40 milioni, 30 milioni, poi però sei l'Inter o sei il Milan e l'Inter e il Milan attaccano prevalentemente e lasciando dietro i 50 metri. Massimo, siamo d'accordissimo, io la cosa che volevo dire in base a quello che poi tra l'altro tu ripeti spesso è che noi, almeno alcuni tifosi, vanno su Transfermarkt, purtroppo anche alcuni colleghi a volte quando devono fare le tabelle, questo qua... E questa è una trappola, cioè non c'è un mercato con i prezzi e tutto dipende da chi compra e chi vende, dici, ma hai detto una banalità, e ho capito, però se guardiamo in quest'ottica cambia tutto il ragionamento sui prezzi, perché chi compra e chi vende ha delle esigenze che sono tutte diverse rispetto alle altre trattative, anche su uno stesso giocatore. E poi tu chi riesci a comprare per sostituire quello che stai andando a comprare? E quindi il prezzo lo fa solo il mercato, non c'è il prezzo però assoluto. Ci ritornerò e lo chiederò a Vigliotti, perché la mia domanda era più capziosa, era perché si danno determinate valutazioni anche quando poi si scopre che quei giocatori vengono venduti a cifre diverse, molto diverse. Poi è andiamo ad analizzare meglio, faccio poi l'esempio di Lukaku Vigliotti e da Kimi, tanto per dirne una, che sembrava si dovessero vendere a cifre molto inferiori, poi si è visto che il mercato è salito, che mercato vabbè. È salito. Noi ci fermiamo, state lì. Bentornati con noi in studio. Ma allora questa Inter vende o compra? Perché questo noi non l'abbiamo ancora capito. Vende e compra. Vende e compra, siamo sicuri? Dunque, per comprare deve vendere. Quindi, siccome compra... Ma sembra che non basti tutto ciò. Ecco. Il problema cioè che deve vendere di più di quanto... Oggi leggevo un editoriale molto interessante, diceva la grandezza di... Marotta è che deve vendere e fa vedere che invece compra e basta. No, in realtà anche il viaggio di ausilio in Inghilterra è stato ovviamente propedeutico per capire come muoversi da qui al 30 giugno. Perché? Perché il 30 giugno si chiudono i bilanci. Allora, visto che l'hai della evocato, società, voglio andare da Paolo Marcello. Questo viaggio di ausilio, prima di tutto se ci puoi raccontare un po' le tappe, ma a che cosa doveva portare? È andata a Londra 3 giorni fa, chiaramente tutti hanno pensato, essendo in Inghilterra, essendo a Londra, che ci potesse essere un incontro con il Chelsea per Romelu Lukaku. In verità non ci risulta ciò, ci risulta che Lukaku stia provando a parlare con la proprietà tramite il suo avvocato, che per ora non siano state imbastite trattative tra i Blues e i Nerazzurri. Ci risulta invece che abbia incontrato l'agente di Nikola Milenkovic, ovvero Ramadani Milenkovic, difensore serbo della Fiorentina in scadenza 2023, uno dei difensori più accreditati a sostituire Skriniar o chi dovesse partire in difesa Inter. Costerebbe meno di Bremer, visto la scadenza imminente del contratto, ha caratteristiche fisiche molto simili a Milan Skriniar, gioca in una difesa 3 come Milan Skriniar, anche lui sul centro-destra, quindi sarebbe un po' il suo
naturale sostituto. A proposito di Skriniar, ti racconto che sui social si sta verificando una vera e propria insurrezione del tifo nerazzurro. Gli hashtag più digitati sono "non si tocca", "è una follia", "giù le mani dal futuro capitano". Spesso e volentieri ci si muove affinché un giocatore non parta, ma devo dire che rispetto a Skriniar i tifosi dell'Inter hanno un vero e proprio ascendente e in questo momento stanno mettendo a fuoco e fiamme il web. Quindi nuovi hashtag. Devo dire che a compendio dell'ottima ricostruzione che ha fatto Paolo Marcello, c'è stato un incontro anche con gli emissari a Londra, con gli emissari del Manchester United. I temi si chiamano De Vrij e Bastoni. Adesso lì bisogna capire, perché poi alla fine di questo viaggio, tutto d'un tratto, l'Inter si sta prodigando per non vendere Bastoni. Però in questo momento vediamo se ci riuscirà. Sì. Su De Vrij è uno dei giocatori che concetto, viene considerato in uscita. Il concetto è lì, ma si sta prodigando per non vendere Bastoni, perché uscita la voce che si vedeva Bastoni, apriti cielo con i tifosi. È successo di tutto. Sì, però... Dopodiché adesso la stessa cosa succede con Skriniar. Però Maurizio, chiariamo subito se, questo. Se vendi Lautaro succede la stessa cosa con allora, due gioielli di famiglia, non ne parliamo. Due gioielli di famiglia bisogna vendere. C'è scontentezza oppure i tifosi stanno lì ad attendere, capiamo chi mi compra e chi mi vende. Non è che Bastoni è stato tolto al mercato per l'hashtag. Cioè, ci sono delle trattative che possono andare in porto oppure no. Quindi dovendo sbloccare il mercato, per esempio Bremer, l'Inter ha l'accordo col giocatore ma deve pagare il Torino e i soldi da qualche parte devono entrare, allora vuole sbloccare il mercato facendo una prima operazione in uscita. Oh. Quindi vedi le offerte. Poi c'è il fronte Bastoni-Tottenham e il fronte Perisic-Tottenham, sono due cose completamente diverse. Perisic è un giocatore di 33 anni che aveva, decide di andare, aveva il sogno della Premier e quindi si può capire. Così come si può capire Bastoni, che ti dice io sono giovane, fino a un certo punto mi posso permettere di rifiutare una società come può essere il Tottenham, non il Real Madrid, il Paris Saint-Germain e il Monaco, poi in futuro si vede. Per Skriniar, e quindi diciamo si è bloccata per questo, perché non si è trovata la quadra, cioè non c'è stata un'offerta irrinunciabile. Diciamola chiara, Bastoni non voleva andare Bastoni al Tottenham. Bastoni voleva rimanere lì. Voleva rimanere, ma anche Skriniar vuol rimanere, però sì, qual è la differenza? Anche che per Skriniar arriva il Paris Saint-Germain, ecco, che può alzare ancora di più l'asticella, sia rispetto al giocatore che rispetto al club. Però c'è un particolare che non dobbiamo sottovalutare. Le leggi di mercato dicono che chi deve vendere non può fare il prezzo lo fa chi compra. E in questo caso purtroppo l'Inter è costretto a vendere. Ma uno o l'altro. Ma è relativo pure. Le plusvalenze al 30 giugno le ha già fatte con Hakimi e Lukaku. Perché l'Inter deve vendere se deve comprare. L'ha già fatte con Lukaku e Hakimi. Le plusvalenze di Lukaku e Hakimi sono nel bilancio che chiude al 30 giugno 21-22. No. L'obiettivo di mercato è ad agosto. Scusa, sul tema che hai toccato un attimo fa tu, mi piacerebbe una risposta da Borrelli perché ne fa parte. Cioè, io ho una curiosità sociologica sul tifoso interista, sì. A questo punto chiedo a Borrelli di far luce su questo. Fino a questo momento, sì, i dati di fatto ci dicono che l'Inter ha comprato Mkhitaryan, Onana, non ho detto Di Stefano o Redivivo, no, però comunque un buon giocatore, è quasi sicuro ormai Dybala. Ed è possibile, diciamo solo possibile, non probabile, Lukaku. Ha preso il portiere. E ha perso Perisic. E ha preso il portiere anche Fabio. Ah, giusto, ok. Vabbè, non lo contavo. Ma diciamo proprio in questi ultimi giorni, Mkhitaryan. Voglio essere prudente, diciamo è molto probabile, non ancora fatto. Essere prudente. Di fronte a una situazione in cui Mkhitaryan sicuro, Dybala probabile, Lukaku possibile, il tifoso Inter è ancora a. Agli hashtag suning out contro la proprietà, affezionato a spiegare allora, me lo spieghi? Ma è una battaglia che io faccio perché quotidianamente. È un po' ovvia questa cosa: il tifoso si affeziona comunque al proprio cioè, Skriniar e Bastoni sono visti come bandiere. Se Skriniar e Bastoni non li hai ancora venduti, casomai te la prendi se vengono venduti, esatto. Non lo so, però nel momento in cui ci sono gli acquisti, non delle cessioni, e loro se la prendono prima. Dimmi, Fabio. Faccio un appunto volante. È la prospettiva, Fabio. Esatto. È la prospettiva ogni volta. Devi vendere. Dybala è già dentro perché non ha nessun'altra offerta al mondo se non dall'Inter. Quindi Dybala è già questo dentro. Questo ci credo molto poco. Scusami, ma un giocatore come Dybala che non lo vuole nessuno. Te lo assicuro. Secondo me è una leggenda. Maurizio ha 4 milioni, a 3 milioni, a 2 milioni un conto, a 6 no, non c'è nessuno. C'è l'Inter. Quindi è un giocatore dell'Inter già. Però noi dobbiamo calcolare una cosa in questo ragionamento che sta facendo lui adesso in modo corretto, ma parzialmente corretto, perché se mi mette dentro i probabili, allora ti metto dentro anche i probabili in uscita. Oltre al fatto che tu
hai perso Perisic, che Michele lascia passare come uno che, cioè, goza il suo posto, ma Perisic quest'anno insieme, secondo me, non andava affatto a andare via. A Skriniar e a Barella è stato l'artefice dello studente, comunque della Coppa, della Supercoppa e del campionato comunque che l'Inter ha fatto. Certo. Anche in Europa, tutte le partite migliori dell'Inter arrivavano dalla così di sinistra. Hai detto scudetto come lapsus o per insieme? Quindi perdere Perisic, ricominciare con un Gosens che sappiamo benissimo essere un giocatore importante, però non è sicuramente il croato all'Inter dopo 4 anni. Però c'ha 24 anni. Sì, però se a questo, se a queste probabilità che lui sta mettendo ci aggiungi la probabilità che esca uno tra Bastoni e Skriniar, un altro davanti, se arrivano sia Lukaku che Dybala, probabilmente l'altro potrebbe salutare. Se tu perdi uno dietro, uno in mezzo e uno avanti, Inter è forte, infatti diventa un po' troppo. Io credo che gli tifosi dell'Inter vogliono dare da Gianluca. No, sì. Per dare una risposta a Flash, lo sto evocando Gianluca da mezz'ora. Arriva subito. Anche perché abbiamo di nuovo Verga, la pubblicità, quindi per dare la risposta sulla sociologia del tifoso, ma è proprio il senso di mancanza di prospettiva. Ma non è vero. Ma ogni volta, cioè i dirigenti dell'Inter, l'Inter ha dei giocatori di grande valore che le consentono di fare cose, quindi vuol dire che sono stati presi. E cosa fanno? Sono costretti a venderli. Ma sono tre anni, cioè, che è competitiva, gli girano le balle, ragazzi. E anche Fabio, sono tre anni che è competitiva. Quest'anno l'Inter è meno forte di quella 21-22. Io capisco che era meno forte della 20-21. Fabio, io capisco, però ogni volta continua a scendere. Capisco il tuo ragionamento, però stai parlando di una squadra che negli ultimi due anni ha vinto Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa, finale di Europa. Non una squadra che sta precipitando. Sono d'accordo con questo te. Questo è il problema. Però è anche no, come ti presenti. 4 punti quest'anno. Tu stai descrivendo una società. Ragazzi, ma sei bilanci libera. Libera. È vero, Ci sono i risultati sul campo di ci sono i dirigenti. Scusatemi, a parte che non si capisce nulla a casa in questo momento perché stiamo parlando. Però poi riprendiamo da questo, perché l'ho chiesto più volte a Gianluca. Preparati, ti voglio chiedere. Perché intanto ma il problema non è anche come ti presenti. Tu ti presenti disegnando Messi su un muro, quindi fai illudere tutti quanti che arrivi, e poi ogni anno ti devi vendere milioni. Poi devi essere bravo a recuperare. Però questo è. Ma in questi 6 anni cos'è successo? Ma andiamo a chiedere. Ci fermiamo. Sei prima di fermarci velocemente, andiamo un attimo dal prof, che sicuramente ha qualche notizia e quota in più rispetto a Skriniar. Bentornati con noi, intanto sono arrivate le vostre risposte al primo sondaggio della serata. Vendereste Skriniar per 80 milioni di euro? Avete risposto sì al 51%, no al 49%. Quindi anche per una cifra iperbolica, perché parliamoci la verità, diciamoci la verità, 80 milioni è una cifra iperbolica, c'è 50 e 50 più o meno. Questa è una cosa tra un dirigente che deve ragionare con la razionalità e un tifoso che ovviamente ragiona col cuore. Però anche i tifosi che non ragionano col cuore possono finire, anche se sono di un'altra squadra, sui social di altre squadre, tipo quello che è successo a Francesco, per aver detto una cosa che, tra parentesi, ci può stare, cioè che la Juve ha ipotizzato anche un possibile acquisto di Dzeko. Girano voci da 2 giorni su Dzeko e di più. Un ritorno di Francia. Suarez clamoroso. Quindi dobbiamo aggiungere un altro nome dei possibili partenti dell'Inter. La Juventus cerca un centravanti che possa stare in panchina garantito, esatto, e di una certa Dzeko età. Perfetto. Quindi il mercato Dzeko, se arriva Lukaku è chiaro che va via dall'Inter, e l'altro è Suarez, anche se io lì la vedo più difficile. Fabio, se arriva più difficile. Se arriva Dybala, se non parte Lautaro, esatto. Gianluca, si è parlato anche di Giroud, Suarez sarebbe però una cosa stranissima dopo tutto quello che è successo, ma extracomunitario. Anche a me sembrerebbe molto strana questa cosa. Ma c'è dovrebbe stato passare un po' di esami, no? Voglio dire. No, ma sulle cifre, però, ragazzi, noi dobbiamo essere ovviamente molto precisi. Perché ovviamente Skriniar, sì, i tifosi, Michele, sappiamo com'è la situazione, un po' quello che succede con Koulibaly, no? Cioè Koulibaly è il perno centrale del Napoli, il prossimo capitano, ove mai non dovesse rimanere neanche Mertens oltre Insigne. Ma se tu c'hai in scadenza di contratto Koulibaly e ti arriva 23, così come mi sembra la stessa cosa per Skriniar. No, però Skriniar non è proprio 23. Finire, però non si capisce niente. Poi sta detto Skriniar 23, per questo volevo chiarire. Vai, vai. Ok. Allora, quando ti arriva la cifra clamorosa, a meno che non sia la Juventus, che quello è fuori mercato,
Tu devi pensare, Napoli, a dover fare, non lo puoi, cioè non lo puoi dar via a parametro zero. Guardando le cifre, cioè se veramente dovesse arrivare il PSG a 80 milioni con Skriniar, con tutto il bene e l'affetto dei tifosi per Skriniar, ma Michele Borrelli piglia la macchina e lo accompagna a Parigi, no. Perché non c'è, proprio dire, c'è, no, solo fino all'aeroporto. L'Inter non è la Juve, l'Inter non è la Juve. L'Inter non è la Juve. Quando la signora, la Juventus, è stata sotto di 400 milioni di euro, ha bussato a casa madre, toc toc, no, Gianluca, e hanno ricapitalizzato 400 Gianluca, milioni. L'Inter i soldi, purtroppo, dico l'Inter per dire le altre. Dico l'Inter per dire anche le altre. Ma non è così, Gianluca. L'Inter i soldi, come dire, ha dovuto mettere anche di più di 700 negli ultimi sei anni. Di più ho di capito, 700. Ma non c'è paragone. Non c'è paragone. Quando poi oggi, e chiudo, e vi do un altro elemento. Cassa, ragazzi, li hanno messi 800. E chiudo, fatemi completare. Però fate finire sto in collegamento. Io sto in collegamento, parlo ogni 37 minuti, fatemi finire solo sto concetto. E vi do un altro elemento. In questa situazione di Bailam, oggi sento dire, perché ovviamente non fa notizia, ma noi le conosciamo le notizie, che il collegio di garanzia del CONI va contro la federazione, contro la FIGC, cercando di eliminare il problema dell'indice di liquidità per l'iscrizione al campionato. Ragazzi, voglio dire, veramente la situazione è incredibile. Cioè, non è cioè finalmente la FIGC mette un punto importante dicendo che chi non sta in regola con i conti non si iscrive nemmeno al campionato. Attenzione, c'è stata la sollevazione popolare e hanno avuto parzialmente ragione al collegio di garanzie, e questa cosa si dovrà rifare. E non va bene, e non va bene, non va bene. Ma poi l'abbiamo capito tutti che è questo indice di liquidità, perché non è proprio chiarissimo. Massimo, che è l'indice di liquidità? Non ce l'ho, Massimo. No, è frizzato. Posso però replicare sul discorso. Qualcuno soldi mi sa messi, rispondere soldi messi dalla proprietà dell'Inter, perché perciò nascono i swing out, perché c'è disinformazione. Soldi messi, non prestiti, soldi messi da Suning nell'Inter, aumenti di capitale, soldi convertiti in capitale, sponsorizzazione della casa madre, eccetera, 780 milioni, più nell'ultimo anno altri 100 dal finanziamento di Oaktree. Senza la campagna acquisti, soldi messi nel club, club 140 compresi. In questo mulino bianco dell'Inter. Ma non è mulino bianco, sono numeri, però perché allora, devi offendere, quale... scusa? E mi fai parlare? Perché offendi, allora, parla, e offendi. Prego. Dopo parlo io. Perché mulino bianco? Perché devi... Perché dici che non ha debiti? È la società. Ma chi l'ha detto che non ha debiti? Ma quando l'ho detto? Quando l'ho detto? Quando l'ho detto? Adesso. Quando l'ho detto? Ho detto soldi messi nell'Inter, non debiti. Ma non li ha messi lui, se li ha fatti prestare. E non è vero, è una falsità. Sono soldi messi nell'Inter, da 735 da lui. Aspetta, aspetta, da lui, aspetta, sì, in forma dei giorni. Dei basta dire le fesserie di posto. Se adesso tifosi. Vi alzate, no, se adesso vi alzate. No, sono fesserie. Non li ho messi io, non li ho messi. Il mondo non è negli 800 che ho detto io. Io ho detto i soldi messi nell'Inter, non i prestiti. Ma certo, e tu inserisci mulino bianco, ma anche il cinese le va messo. È un'offesa, non passano più le offese. Ragazzi, qua c'è l'hashtag. Uno ha alligerito lo scudetto al Milan. Vabbè, sento un grandissimo. Che potevi spiegare quello che c'è aria di Malox qua sulla sinistra. C'è un'aria di Malox proprio che non passa. Ma invece secondo me l'ha presa piuttosto bene. Basta che non gli tocchi i debiti. Basta che non gli tocchi i debiti di Suning. Ragazzi, tutto va bene. Abbiamo un terzo che gli dice a Gianni quali sono i numeri. Brambati è tornato. Il 2027 il bond che dovete pagare 415 che c'entra con quello che ho detto io? Sono più di 100 milioni di euro per cui pagano scusa, io ho detto i soldi messi. Io ho detto i soldi messi. Gianluca ha parlato di soldi messi e aumenti di capitale. La Juve, la famiglia Agnelli ha messo 430 milioni perché sono 700 in due aumenti. Gianluca. 60% su Ninghi, i soldi suoi ha messo Gianni, ma perché non ve lo mettete in testa? Ma i 415 milioni di chi sono? Gianluca. Quello è oltre, è un bond. Gianluca, che anche la Juve ha aperto un bond. Soltanto di sottolineare che in questa difficoltà economica che vivono tutte le squadre italiane, soprattutto perché non siamo la Premier, ne abbiamo parlato prima. La Juve è quella che ha meno bisogno di ripianare, perché volendo può farlo benissimo da sola. La Juve deve ricostruire però la squadra. Perché la casa madre di mettere dentro cosa che non sarebbe neanche, attenzione, neanche possibile. No, aspetta, finisco. Certo. Intanto si è liberata di ingaggi pesanti, a prescindere. Sì, quello lo doveva fare. No, certo, lo sta facendo.
Però, ripeto, questa è una condizione per la quale oggi bisogna... Il Napoli deve ridurre il monte ingaggi da 115 a 75 milioni. L'Inter deve fare plusvalenze attive per 60 milioni. Il Milan sta abbastanza bene, ma qua è una situazione diversa. Non è che vale per tutti uguale la cosa. E Gianluca stava spiegando semplicemente questo. Sì, ma Gianluca è stato chiarissimo. Quello che non abbiamo ancora capito, ce lo facciamo spiegare dopo la pubblicità. Però. Bravo, che cos'è questo indice di liquidità? Che è importante capirlo. Perché se no non capiamo perché alcune squadre si potrebbero, poi si scriveranno tutte, perché finisce sempre a tarallucci e vino. Però ci sarebbero in teoria delle squadre che non si potrebbero neanche iscrivere ai campionati perché sono in deficit di indice di liquidità. Esatto, non se lo potrebbero in realtà permettere. Che è uscito fuori adesso. Va bene, ne parliamo ancora subito dopo la pubblicità. Skriniar, vero Fabio Santini? Sì, c'è la risposta dell'Inter all'ultimo rilancio del Paris Saint-Germain, 60 milioni. L'Inter ha detto parliamone, 70 più 10 di bonus o comunque 70 più bonus, se no 80, e questa è stata la risposta dell'Inter. Insomma, l'Inter è come il Sassuolo c'ha 40, no? L'Inter ogni volta che vende al Paris Saint-Germain sono 80. Prezzo fisso. Prezzo fisso. I giocatori gli rimangono sempre lì perché poi chiede ma vendere. Beh, se vende 80 Skriniar è un bel vendere, eh? Ma c'è. Sarebbe un bel colpo sicuramente. Scade 23, quindi se non lo vendi quest'estate, eccolo là, adesso mi fai arrabbiare Borrelli perché non scade 23. Però è come dire ad Al-Khelaifi che ha l'anello al naso. C'è un tacito accordo tra che è una cosa fondamentale per fare questo valore. È la stessa storia di Bremer in pratica. Ed è tutto diverso, per esempio, da Koulibaly che non ha l'accordo con il Napoli. Maurizio, per questo il prezzo scende. Nell'indice di liquidità i 70 milioni. Ecco, questo indice di liquidità sarebbe veloce perché in estrema sintesi sarà. Per indice di liquidità si intende il valore, quindi il numero che esce dal conto tra le cosiddette patrimonialità attive, quindi le fonti di ricavo di un club, e i debiti, attenzione, a breve termine. Quindi i bond e i prestiti a lungo termine non contano sull'indice di liquidità. Per essere sintetico vuol dire, per esempio, una società che ha tanti abbonati allo stadio ha un indice di liquidità certo dagli abbonamenti. Viceversa, sì, fai conto l'Inter 60 milioni di euro. Una qualsiasi, viceversa, ma e questi li mette in conto a inizio stagione perché sono già incassati e quindi ti fanno salire o diritti TV, tutte quelle cose che sono già certe e ti fanno salire questo valore. Poi l'indice di liquidità non è fisso, perché varia in continuazione, perché ad esempio partita dopo partita tu inserisci nell'indice di liquidità gli incassi che hai fatto allo stadio, oppure firmi un nuovo contratto con uno sponsor. Quindi in pratica se i miei indici di liquidità sono inferiori alle uscite certe della stagione, a breve non termine, mi posso iscrivere. Esatto, che è molto sensato. Che è molto sensato. Chiunque sia a casa vuol dire se io spendo per certo, perché ho fatto casa, rate, esatto, se io ho fatto le rate per comprare la macchina, il frigo, le vacanze e quello che pago di rate e più di quello che incasso dal mio stipendio, c'è qualcosa che non va. Cosa che stanno facendo tutte le squadre di Serie A più o meno. Non dovrebbero, ma non lo fanno perché non lo fanno? Con l'artificio di avere debiti a lungo termine. Le finanziarie europee ti controllano Massimo, ogni secondo tre mesi te adesso. È un tiro Massimo non c'è eccomi. Secondo te eccomi. La notizia che ci ha dato adesso Fabio di questo nuovo rifiuto dell'Inter a 60 e il rilancio a 70 più bonus è semplicemente tattica oppure proprio non è neanche vera, nel senso cioè, la fanno trapelare ma di sostanza c'è poco? È plausibile una cifra così per Skriniar? No, io non lo so. Io ti avevo raccontato che era stato qui qualche settimana fa un procuratore a livello alto che mi aveva detto che aveva saputo di un suo collega che aveva questo mandato a vendere di Lautaro e che l'Inter avrebbe dovuto vendere, questo detto dai vertici dell'Inter, avrebbe dovuto vendere per fare plusvalenza due big esatto. E di questi big non si sa quali siano. Adesso Fabio ci sta dicendo di Skriniar al Paris Saint Germain con questa trattativa. Sai, le trattative sono fatte per essere intavolate e poi magari anche stracciate. Io credo che l'Inter
per tracciare una linea guida, credo che debba seguire la linea che ha seguito l'anno scorso, vendere i due big per fare le plusvalenze e poi andare a prendere. Ma se questo è vero, vuol dire che anche l'anno prossimo dovrà fare la stessa cosa, perché è abbassato il deficit, quindi c'è meno necessità. E continua allora, a abbassare il valore tecnico della squadra. Allora, secondo me sarà Borrelli, sempre così. Borrelli, è dimezzato però, io l'anno scorso parlando con Antonio Conte, avevo capito che insomma c'era questa situazione per cui ogni anno l'Inter si sarebbe dovuto privare di due big. Sì. L'anno scorso forse ci ho azzeccato o ci ha azzeccato lui, quest'anno vediamo se ci azzecco ancora o se ci ha azzeccato lui. Io solo detto non che è cambiato rispetto all'anno scorso, mi ha, è migliorata la situazione economica del bilancio. Bene, allora probabilmente mi ha detto delle cazzate lui, no, però magari gli hanno detto a lui delle cazzate. No, non ho detto questo, diciamo, Massimo, però perché dobbiamo dire, stiamo dicendo due parti della... Sì, sarà migliorata, però, è migliorata nettamente, ragazzi. Lo vedremo alla fine. Intanto è andato prendendo un po', Perisic ha parlato l'esigenza di incassare, ma non il livello tecnico. No, esatto, non mi sembra, ragazzi. No, né io né Fabio né Brambati, si fa una squadra che fra due o tre anni sarà da mezza classifica. Ma che mezza classifica? Voi due non avete il discorso dell'anno scorso. C'era Maurizio qua che conduceva e il tuo atteggiamento, Michele, è lo stesso identico dell'anno scorso. Il problema l'anno scorso non sussisteva. Conte non sarebbe andato via, Lukaku non sarebbe stato venduto. Ma Conte è andato via a maggio. Conte è andato via a maggio. Tu quando eravamo qua che parlavamo di quello, parlavi nello stesso modo. Ma non è vero, io mi sono sempre ribellato, mai detto. Io però me la ricordo quello che dice Frizzetti. No, io c'era anche lui qua testimone, perché lo diceva lui. Allora tu adesso l'anno prossimo ti ricorderai che io mi sono arrabbiato stasera. Ma perché devi dire? Ma devi dire perché? Io non è che sto dicendo che l'Inter non avrebbe venduto né Conte né Lukaku né Kimi. Ma Conte non è venduto, ma che significa Conte è venduto? Conte ha fatto una sua scelta. Ho capito. Ma ti sto dicendo no, perché è diverso rispetto all'anno scorso il bilancio che ha chiuso a meno 2,40, ha chiuso a meno 120. No, ti sto dicendo, ma l'avete letto il bilancio dell'Inter o no? L'hai letto il bilancio? Non l'avete letto. Va bene, parlate di cose che non conoscete. Parlate di cose che non conoscete. Allora, scusa Maurizio, se parliamo di cose che non conosciamo, facciamo fare la trasmissione a lui per 2 ore e mezza, poi noi torniamo con le finite. Leggetevi il bilancio almeno. No, certo. Visto che conosce le cose, visto che da interista, Barbara, che non è prevenuta, ti dice una cosa. Le cose l'Inter, le cose che Brambati l'anno scorso ha detto a marzo, si sono verificate. A marzo, poi le possiamo mettere come ci pare, ma si sono verificate. Ma dipende dalle trattative, dipende. Poi bisogna vedere, perché magari. Ma che porta a casa? Magari vendi Skriniar e De Vrij, compri Dybala, Lautaro e Bremer. Ho semplicemente detto una fase facile, che è oggettiva. La situazione economica è diversa dall'anno scorso, sono numeri, non è un'opinione, punto. Oh, va bene, questo ci siamo, però io voglio andare da Gianluca per chiedergli una cosa che non riguarda chiaramente solo l'Inter, riguarda un po' tutte le squadre di calcio e riguarda soprattutto il Napoli, no? Allora, noi abbiamo visto che c'è il problema Koulibaly che può partire a parametro zero l'anno prossimo, si è innestato anche il problema di Fabian Ruiz che sta nella stessa condizione. Sì. Le squadre italiane possono permettersi di perdere tutti questi giocatori a zero e non recuperare neanche una lira? È vero che dal punto di vista delle plusvalenze non c'è problema perché sono state già ammortizzate, però in una situazione così drammatica perdere dei soldi stanno un po' col cappio alla gola. Sì, però è un dato di fatto incontrovertibile, perché adesso noi abbiamo parlato di queste due situazioni probabilmente che possono andare a finire in questo modo con Koulibaly e Fabian Ruiz, ma è già successo dall'anno scorso con Donnarumma, con Çalhanoğlu, quest'anno con Insigne, è successo con Insigne, è successo con Dybala, Romagnoli, eccetera, eccetera, eccetera. Anche in questo, finalmente, io stasera sto cercando di fare probabilmente un discorso poco popolare, ma da un punto di vista, secondo me, molto interessante, regolamentare, perché anche in questo, finalmente, con un gravissimo ritardo, l'UEFA e anche la FIFA ha fatto sapere che finalmente dal prossimo anno ci sarà una regolamentazione per quanto riguarda la questione delle provvigioni degli intermediari, perché soltanto regolamentando questo
si limiterà tutto quello che sta accadendo, perché ormai andranno tutti quanti a scadenza, cioè molti andranno a scadenza, c'è il gioco delle commissioni degli intermediari che non ha più, voglio dire, una regola, cioè uno può chiedere quello che vuole. Vedi che cosa è successo con la Salernitana, hanno rotto Sabatini dopo il miracolo che ha fatto la salvezza della Salernitana e Iervolino nuovo presidente, perché su una discussione di commissioni è successo l'ira di Dio. Cioè, voglio dire, o va regolamentato anche questo, o le società, purtroppo, che in questo sono vittime, devono sottostare a questa situazione che il giocatore a 2 anni, a 3 anni dalla scadenza del contratto dico vabbè, io non firmo più, poi me ne vado a fine. E io voglio capire da Massimo, gli faccio la domanda scherzosa, ma te la puoi permettere ancora la casa Miami se regolamentano le cessioni dei giocatori? È una fregatura, la domanda, guarda, era, te l'ho messa in maniera un po' ridanciana per dire, no, è una fregatura, so, per voi procuratori o è un bene? Allora, non mi parlare di finanza in questo periodo, perché se avete parlato di Bond mi è venuto mal di stomaco. Ma era James Bond, non era James Bond, non ti preoccupare. Ecco, va bene. Hai visto la borsa oggi, Massimo? Ecco. No, non solo oggi, non solo no, oggi. No, ma quello che volevo sapere, dalla insomma, guerra, purtroppo. La benedetta Gianluca, diciamo questo intervento per quanto riguarda le commissioni, però è ora. Per voi è una fregatura. Beh, sicuramente le commissioni sono state sempre regolamentate da un modulo, noi lo abbiamo sempre chiamato il modulo rosso, perché è praticamente l'introito che viene pagato di commissione, che di solito si regolamenta con una percentuale che va dal 5 sul netto al 7 al 10 sul lordo, oppure va tra il 5 e il 7 se si parla di cioè, pure. Tu mi stai dicendo che se vendi a 90 milioni Skriniar il procuratore prende 5 milioni? Tra i 5 e i 10 milioni? No, non è detto che il procuratore. Allora, non il procuratore, il mediatore, diciamo. Di Skriniar. Il mediatore, certo, il mediatore stabilisce una percentuale. Senti, ma come si diventa mediatore? Un giocatore. Vuoi diventare mediatore? Devi essere iscritto all'albo degli agenti FIFA e avere il tuo bel modulino rosso in tasca sempre, in ogni occasione. Quando fai una telefonata, poi mandi subito il tuo modulo e lo fai. Vedi come cambia il capitalismo, si passa al modulino rosso, un tempo si invece c'era il libretto rosso. Esatto, no? Molto cambia quello di Mao. Quello di Mao Zedong, sì. No, però sai, il paradosso rispetto a quello che diceva Gianluca un attimo fa, il paradosso vero, Gianluca dice la FIFA l'anno prossimo prevede di regolamentare, però tu per fare il mediatore, come sappiamo e come ci ricorda Massimo, devi essere agente iscritto all'albo della FIFA. Certo. Allora la domanda è, la FIFA non poteva pensarci un po' prima? Vabbè, magari non voleva pensarci, no? Cioè, perché poi a pensare male, com'era allora, la cioè, storia? Faccio l'albo dei mediatori, però dopo dico, però bisogna regolamentare le commissioni. Regolamentale nel momento in cui costituisci l'albo. Delle squadre italiane, e in questo devo dire che forse sono veramente molto contento della società che mi piace più di tutti, che è il Milan, che sta facendo questa politica di risanamento dei conti e del dire no a certi ricatti dei procuratori. Perché non è che non piacesse Donnarumma o che non piacesse che sì, però quando ci sono dei procuratori che ti chiedono delle cifre spropositate e degli ingaggi di quel tipo lì, allora a quel punto lì tu devi metterci un paletto. E questa cosa, anche perché sempre di più si va a indebitare, e quel famoso parametro di cui parlavamo prima, non ci sta mai dentro nei conti, perché la maggior parte delle società hanno delle situazioni debitorie che in qualsiasi altro settore merceologico, che non sia il calcio, avrebbero portato tutti i libri in tribunale. Guarda,